Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in un nuovo video. Questo è il video del 31. Vi ho detto che dopo il video pubblicato il 16, se non mi ricordo male, le novità all'interno del canale sarebbero state tante. Questo è il video di fine anno, il 31, anche questo senza editing, per diversi motivi, fondamentalmente perché se avete visto quel video, sapete che c'è tanto lavoro da fare, quindi chi mi edita i video, Davide, è veramente pieno di lavoro fino a qua. Non voglio dare anche questi mini vlog a Davide editare perché sarebbe inutile. Naturalmente tutti gli altri che usciranno sul canale saranno molto più elaborati da questo punto di vista. Il 31 di dicembre, il giorno in cui si tirano le somme, più o meno, no? Si vede come è andato più o meno l'anno, ecco, e devo dire che quest'anno è stato abbastanza soddisfacente, devo essere sincero. Avrei voluto pubblicare molto di più sul canale, avrei voluto portarvi molto di più, farvi vedere qualcosina di più. Purtroppo, ragazzi, non è stato possibile, non per cattiveria, ma perché è stato un anno molto molto particolare. Il 14 febbraio mi sono fatto male ad un ginocchio, mi ha tenuto lontano dagli allenamenti per circa 4 mesi, ho avuto tutore, mi hanno aspirato praticamente il cosiddetto liquido al ginocchio, comunque questo per far ridurre le martre, più sangue che liquido fondamentalmente, ma comunque sono stato in giro per l'Europa, qualcuno di voi mi ha visto, qualcuno di voi no, più che altro in Germania, ecco, per cercare lavoro. Sono ritornato in Italia, ho concluso gli studi, ho continuato a registrare i video e alla fine, se avete visto gli ultimi video, comunque se li beccherete più avanti, lo dico, anche se insomma li vedete tipo fra 6-7 mesi, però io l'ho detto in precedenza. Sono stato operato ad un ginocchio, mi hanno tolto una massa di sangue che si era coagulata appunto dietro il ginocchio sinistro. E che dire, tutto sommato quest'anno è andata molto bene dal punto di vista, ripeto, del canale. Potevo dare di più, certo, però so per certo che se non avete visto troppo, se non avete visto tanto veramente, non è stata per la mia mancanza, ragazzi, veramente. Ho lavorato tanto, diciamo, in sordina, dietro la telecamera, ho cercato di prendere contatti con più persone possibile, ma questo poi lo vedremo più avanti. Ragazzi, io ripeto, questo è un piccolo vlog, abbiamo tirato le somme, naturalmente io spero che anche a voi, no, possa piacere questi tipi di format che vi ho portato. C'era Focus Sport, una rubrica di 3 minuti, in 3 minuti non si dice nulla dell'attività fisica, però ho cercato di concentrare il più possibile in quei 3 minuti. Se volete approfondito qualcosa, ragazzi, ditecelo che approfondiamo insieme. Se volete cambiare qualcosa, ditemelo che cerco di cambiarlo, cambieremo insieme, ragazzi. Noi, ripeto, stiamo cercando di lavorare per voi. Quest'anno purtroppo è andato così, l'anno prossimo sarà molto più ricco, ve lo posso assicurare. Lavoreremo di più, usciranno forse più video così senza montaggio, perché sono più pronti con segni, cioè nel senso vengono fatti, caricati e visti, quindi sono molto più diretti, mentre i video che andrete a vedere più avanti sono più elaborati, perché c'è un montaggio dietro, perché c'è veramente l'editing tutto da fare, insomma è molto più particolare. Però ragazzi, io vi lascio naturalmente a quello che dovrà venire. Quello che è stato l'avete visto, io spero che il canale possa crescere, non per la monetizzazione, perché ci sono gli standard di YouTube che per monetizzare video e quant'altro sono elevatissimi. Il mio è un canale piccolino, non ho pretese, lo faccio più che altro per divertimento, per darvi un contenuto, per regalarvi qualcosa anche di mio. Ecco, mettere a disposizione della community di YouTube, che è una community veramente enorme, vasta, come quelle che sono le community anche di Instagram e di Facebook. Ecco ragazzi, mettere qualcosa di mio e darvelo a voi, insomma, renderlo pubblico, appunto. Semplicemente questo. Naturalmente siamo da poco su YouTube,
Abbiamo tanto da scoprire, abbiamo tanto da conoscere, abbiamo tanto da vedere, guardare, visionare, modificare. Insomma, ragazzi, la situazione è veramente, veramente più ampia di quello che si possa vedere e trasparire dal monitor. Ecco, ragazzi, io, scusate le parole, ma vi lascio ancora un buon Natale, è passato, un buon Capodanno. Domani sarà l'1, quando vedete questo video sarà l'1. Io spero che voi questo lo possiate vedere il 31, perché sì, ragazzi, perché è l'ultimo video dell'anno del 2019 e domani si aprirà con quello del 2021. Buon anno da InSport. Ciao!